Dove organizzare un attentato che stermini i più alti gerarchi del nazismo, a cominciare da Hitler, Goebbels e Göring, se non in un cinema, il luogo dove tutto è possibile e dove i buoni vincono sempre sui cattivi? Questa è l'idea di Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria, un film del 2009 di un regista amatissimo dai suoi fans, un regista idrovora perché riassume in sé una memoria cinematografica sterminata e soprattutto un regista cocktail perché non si limita ad assorbire, ma rielabora, ricostituisce, ricucina e produce una sintesi assolutamente riconoscibile. Bastardi senza gloria si muove su tre piani, racconta di un colonnello efferato, il colonnello Landa, del sorprendente Christoph Waltz, cacciatore di ebrei, di una sopravvissuta Shoshana Melanie Laurent che medita vendetta, e poi di un manipolo di otto bastardi, efferatissimi, soldati americani al comando di Aldo Rain, citazione di un attore di film di guerra degli anni 50, Aldo Rain, Brad Pitt, tutti convergono in un cinema di Parigi dove appunto si dovrà compiere la vendetta. Il film è un po' lungo, ma la lunghezza fa parte di questa spropositata capacità di inventare e raccontare di Tarantino, che è regista e sceneggiatore al tempo stesso. Il titolo, Inglourious Basterds, in realtà è Inglourious Basterds, perché Tarantino voleva citare un film di Enzo G. Castellari, quel maledetto treno blindato, che in America venne appunto promosso con quel titolo, Inglourious Basterds, e per non poterlo ripetere, spostò Bastards in Busters. La colonna sonora? Molteplice, un pastiche, come tutti i suoi film, e c'è anche Ennio Morricone.